La lite di Arezzo rinasce con un direttivo rinnovato e tanti progetti. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha scelto come una delle sue sedi il Centro Chirurgico Toscano. Proprio da qui ha lanciato la nuova stagione. La lite è un'organizzazione di volontari che ha lo scopo, è quello, Lega Italiana lotta contro i tumori, è quello di sensibilizzare, di spingere tutte le persone potenzialmente ammalate a seguire le buone regole che oramai sono note per tantissimi tumori, di screening, certamente di screening, ma qualunque tipo di informazione possa essere utile per diagnosticare prima possibile qualunque tipo di tumore, questo è lo scopo della divulgazione della LILT. Due gli importanti prossimi progetti: il primo ad ottobre, Nastro Rosa, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori alla mammella. Il secondo invece è previsto a novembre. Ci sono le campagne istituzionali, che sono quelle ora la prima è quella del Fiocco Rosa, sono 5 campagne in un anno. Ma noi vogliamo affiancare questo delle iniziative volte soprattutto a coordinarci con i provveditorati scolastici, perché la scuola e il mondo dello sport a nostro avviso sono, come dire, il terreno fertile dove far nascere questa cultura della consapevolezza della salute, dello stare bene, dei corretti stili di vita. Oggi parlare di modello virtuoso sembra quasi dire una cosa cattiva, la virtù sembra un qualcosa di oggi abbandonato, invece dobbiamo far capire l'importanza del modello virtuoso, che è quello che ci aiuta a vivere e a stare meglio. Fondamentale anche la collaborazione con la ASL. Ma sicuramente sì, perché tutti i programmi di prevenzione e di informazione devono accompagnarsi poi all'effettuazione di accertamenti strumentali, di visite, e sicuramente è compito della ASL garantire l'effettuazione di queste prestazioni, quindi è sempre auspicabile che queste campagne di informazione si svolgano in coerenza con i programmi della ASL e in stretta sinergia e collaborazione.